La gara di domenica prossima al Sant'Elia di Cagliari passa quasi in secondo piano rispetto al lavoro che la società ha già iniziato per programmare la prossima stagione. Il direttore sportivo Luca Leone da settimane ha già avviato colloqui con direttori sportivi e procuratori. Per l'attacco l'obiettivo è tornato ad essere quello di Richmond Boaci, che il Pescara aveva già seguito con interesse l'estate scorsa. Il giocatore ganese, classe 93, fino a gennaio in Forza Latina, nella scorsa finestra invernale di mercato è poi passato alla formazione serba della Stella Rossa di Belgrado, realizzando 7 reti in 11 gare. Boaci in Italia aveva indossato le maglie di Genoa, Atalanta, Sassuolo e appunto Latina. La Stella Rossa potrà esercitare entro il 30 giugno il diritto di riscatto, ma se così non dovesse essere, il Pescara si butterà a capofitto sul giocatore che piace molto all'entourage biancazzurro. La società adriatica con Boaci riuscirebbe a regalare a Zeman un altro tassello per l'attacco, dopo aver chiuso già da tempo con la San Benedettese per l'acquisto di Leonardo Mancuso, già chiusa anche la trattativa con il Bassano per il centrocampista Mattia Proietti. I continui guai fisici di Beibec molto probabilmente saranno decisivi per la fine dell'avventura in riva all'Adriatico dell'ex giocatore del Paris Saint-Germain. Anche Gilardino dovrebbe lasciare Pescara. Intanto la squadra si è allenata questa mattina al Poggio degli Ulivi. Per la sostituzione dello squalificato Biraghi quasi certamente giocherà Crescenzi, con la squadra già matematicamente in Serie B. Plausibile che il tecnico boemo decida di lasciare spazio ad alcuni giocatori poco impegnati fino ad oggi. Intanto i tifosi dei Pescara Rangers, assenti da mesi nelle gare casalinghe, seguiranno regolarmente la squadra al Sant'Elia.